Buonasera a tutti. Sto facendo questo video per cercare un attimino di sintetizzarvi quello che è accaduto un attimino oggi nella commissione elettorale. E nella commissione elettorale ci sono io come membro per le opposizioni e due membri della maggioranza, oltre al presidente della commissione che dovrebbe essere il sindaco, ma in questo caso per l'ennesima volta è stato delegato, cioè meglio, ha delegato al vice sindaco. Commissione elettorale è composta da questi tre membri che devono scegliere il metodo e poi successivamente nominare gli scrutatori dei 161 seggi presenti nel comune di Reggio. E ciò cosa comporta? Che appunto bisogna stabilire il metodo per nominare questi 161, o meglio, questi 672 scrutatori. Perché ci siamo riuniti oggi? Oggi è stata una riunione preliminare in cui non si è deciso a tutti gli effetti i nominativi degli scrutatori, ma si è chiacchierato su come vogliamo nominarli, su cosa vogliamo fare. Questo perché? Perché come Movimento 5 Stelle abbiamo ripetutamente rotto le scatole in Consiglio Comunale e sui giornali sul fatto di scegliere come scrutatori, i disoccupati, sceglierli tramite un sorteggio e scegliere gli eventuali scrutatori da integrare sempre col sorteggio. E cosa è successo? È successo che, come c'era da aspettarsi, si è andato con nulla di fatto. Il primo perché andare a scegliere al momento gli scrutatori fra i disoccupati si arrivava ad essere in una situazione un po' problematica. Perché? Perché per scegliere i disoccupati c'era da chiedere innanzitutto chi era disoccupato fra gli scrutatori, ma quindi si poteva prefigurare una scelta futura per le prossime elezioni di individuare un metodo di selezione tra i disoccupati. Quindi, che ne so, un'autocertificazione in cui ogni persona che richiede di iscriversi all'albo degli scrutatori dichiara su di che situazione di disoccupazione. Situazione di disoccupazione che poteva essere benissimo verificata tramite gli elenchi dei disoccupati al centro per l'impiego, ma il comune è un attimino tergiversato su questa possibilità. Cioè, ovvero comparare e mettere a confronto gli elenchi dei disoccupati e gli elenchi dell'albo scrutatori e verificare se ci sono delle congruità di nome comune. E si è un attimo tergiversato. Di conseguenza, io comunque ho continuato a rilanciare sulla possibilità di fare la selezione tramite sorteggio, ovvero c'è un bacino di 4.000 passa candidati, 4.000 passa iscritti a questo albo degli scrutatori e quindi dire, bene, se sono 4.000, dare la possibilità a tutti i 4.000 di poter accedere a fare lo scrutatore. E come funziona adesso? Adesso funziona che ogni realtà politica all'interno del comune di Reggio, o meglio della commissione elettorale, entra in commissione e dice, io porto questi nomi. Faccio un esempio, il PD ha su 672 scrutatori, ne sceglie 2/3 e di conseguenza porta i nomi per coprire i 2/3 degli scrutatori necessari. Le opposizioni dovrebbero confluire tutti i nomi e portare i nomi appunto a completare l'altro terzo. Di norma funziona così. Ovvero appunto è una scelta politica, la scelta di riempire tutti i seggi elettorali con persone vicine a dei partiti. In questo modo cosa succede? Che di questi 400 rotti, scusate, 4.000 rotti iscritti all'albo, in realtà solo alcuni riescono ad andare avanti, solo alcuni vengono portati avanti grazie ai partiti stessi e di conseguenza, come mi è capitato negli ultimi anni, vi sono seggi con le stesse facce, seggi in cui per anni, per votazioni consecutive, vi sono le stesse persone, seggi in cui spesso capita di avere
il padre presidente e lo scrutatore che è il figlio, e il presidente, lo scrutatore che è il marito o la moglie di uno dei candidati, e quindi c'è sempre un pochettino di problematica questa cosa. Non a caso, appunto, c'è questa scelta volontaria di mettere degli scrutatori da parte dei partiti. E la nostra scelta era quella di dire: diamo la possibilità a tutti di poter accedere, a tutte le persone che hanno la volontà di poter di accedere alla macchina delle elezioni, di avere le stesse possibilità. Quello che è stato detto da parte del PD è stato un no secco, e le motivazioni sono state che sono state un po' le più disparate, a partire dal fatto che, secondo la loro idea, il consentire il sorteggio avrebbe aumentato i casi di diserzione da parte degli ascoltatori. Al momento, col metodo attuale, vi è circa, a detta dei tecnici dell'ufficio elettorale, un 40% di diserzione tra dei nominativi presentati, cioè il PD presenta 400 rotti nomi, e di questi 400 rotti nomi, successivamente il 40% dirà: no, non sono più disponibile. Cioè, quindi capite che c'è già un problema in questo metodo utilizzato. E invece, secondo loro, lo scegliere tramite un sorteggio aumenterebbe questa forbice di diserzione. Io ho sottolineato che non si può paragonare due scelte di elezione diverse, di nomina diverse, e applicare lo stesso principio di scarto. Non si può. Inoltre, ho ricordato al PD che vi sono città ben più grosse di Reggio, amministrazioni ben più grosse di Reggio, che applicano il sorteggio per gli scrutatori. E non ho sentito di città che applicavano sorteggio che si sono trovati in difficoltà nel riempire i posti o hanno avuto dei problemi nell'effettuare delle regolari elezioni. Di conseguenza, dire che un metodo esclude l'altro perché non va bene a priori è logicamente una situazione un po' assurda. E di conseguenza, per tutti questi motivi, come opposizione, e io, assieme a consigliere Bassi, che era presente, consigliere di Forza Italia, che era presente per ascoltare quello che veniva nella commissione, si è convenuto che, essendo nostra facoltà scegliere un terzo degli ascoltatori, quel terzo da parte nostra verrà sorteggiato. Verrà sorteggiato in che modo? A tutti i membri della commissione è stato consegnato l'elenco completo dell'albo degli scrutatori. Io personalmente mi metterò a fare l'Excel, mi metterò ad applicare una semplice regola, una semplice formula di Excel in cui verrà applicato un numero casuale ad ognuno dei 4.000 pass candidati dell'albo degli scrutatori. Metterò in ordine crescente questo numero casuale, e l'elenco che ne conseguirà sarà quello che porterò come elenco delle opposizioni. Di conseguenza, chiunque può essere scelto per fare lo scrutatore, perlomeno chiunque nei 200 passi nominativi che noi possiamo presentare. E una cosa che ho puntualizzato anche in commissione sarà che ogni qualvolta un membro, un nominativo che sarà nel mio elenco, verrà nominato dal PD, di conseguenza è una loro scelta, non sarà una mia scelta, e io di conseguenza lo depennerò dal mio elenco e passerò al nominativo successivo. Cioè, questo per dare logicamente una possibilità a una persona in più di accedere alla macchina elettorale. Spero che all'interno di questo con questo metodo, oltre a consentire a tutti, in modo casuale, consentire a tutti di poter accedere alla macchina elettorale, e spero di consentire anche
a dei possibili disoccupati in questo elenco di poter accedere a un piccolo fondo, perché non stiamo parlando di cifre enormi, ma comunque un piccolo aiuto per una piccola collaborazione con l'amministrazione locale. Appena avrò realizzato il file Excel, farò vedere assieme, creerò un video in cui vi mostrerò appunto la creazione delle macro, cioè della macro della formula, e quindi tutti gli effetti della creazione di un ordine casuale dei nominativi. E quindi integrerò questo video e ve lo pubblicherò online. Grazie.